La scienza ha trovato casa a Mestre. Gli studi di area scientifica di Ca' Foscari da Santa Marta a Venezia traslocano nel nuovissimo campus universitario di Via Torino. 69 milioni il costo per realizzare, tra terra e acqua su 28.000 metri quadrati, una delle più grandi strutture edilizie di una università pubblica, a pochi minuti a piedi dalla stazione di Porto Marghera. Quattro gli edifici già pronti, Alfa, Beta, Delta e Gamma. Un quinto palazzo, Epsilon, da terminare, ospiteranno il Dipartimento Scienze Ambientali, Informatica, Statistica e il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi. Il neorettore e quello uscente parlano di una svolta per l'area scientifica di Ca' Foscari. Scambiarsi opinioni, idee, anche avendo dei luoghi in cui socializzare è importante per la creatività delle idee, le novità. La scienza, il progresso nasce soprattutto da questo, dalla capacità di stare fisicamente nello stesso luogo. La ricerca che facciamo qui la facciamo non tanto per motivi accademici, ma quanto per aiutare la crescita di questa regione. Primo giorno di lezione, lunedì 29 settembre, San Michele, patrono di Mestre. Il campus è dotato di 8 aule, 9 laboratori didattici, una biblioteca di area scientifica, tavoli cablati, wifi, 4 salette per studi di gruppo o attività di ricerca, con servizi di consultazione, prestito anche in formato e-reader e netbook, ricerche bibliografiche. Nell'edificio Alfa c'è anche un auditorium da 240 posti, un campus che si inserisce in un circuito internazionale. Questa è la dimostrazione della grande formazione che si fa in Veneto e anche di quello che sono poi la fondatezza delle nostre istanze, ovvero di pensare sempre di più che le borse di studio dei Veneti devono essere date ai Veneti, che i concorsi devono essere dedicati a loro e che la qualità della formazione universitaria poi si traduce in interventi anche come questo. Entro i prossimi 3 anni è prevista la costruzione di una residenza per studenti in un altro edificio. Il campus di Mestre collega l'Università di Venezia a tutte le altre realtà culturali del Veneto. E poi l'idea che un campus è dedicato alle nuove generazioni e quindi alla nuova classe dirigente del paese mi pare straordinariamente significativo, un momento in cui abbiamo bisogno di pensare al futuro e questo ci aiuta.